Juan! Ma che cosa ti è successo? Tolkien Juan non esiste più! Al suo posto adesso c'è Scary Juan! Ok, forse ho bisogno del mio nuovo libro I Sereni della Magia! Annullo tutti i Juanni! No, ma seriamente, hanno aggiornato Tolkien Juan e l'hanno reso Scary Juan! Quindi ci saranno nuovi minigiochi e nuove fasi segrete che oggi dobbiamo scoprire. Quindi ragazzi, se volete un crocefisso ora per esorcizzare Tolkien Giovanni, metti mi piace subito ed iscriviti al canale. E speriamo che il demone in lui non esca mai. Prima di provare questo Scary Juan e di sbloccare tutte le nuove cose strane che ci sono, andiamo a vedere com'è diventato. Google, non me la far fare nei pantaloni. Allora, cerchiamo Scary Juan. Vai! Ma tu stai scherzando, vero? Giovanni non può essere diventato così orribile! È un ciclopo, perché ha un solo occhio. No, ma io non credo che sia diventato veramente così. Stiamo raggiungendo dei livelli assurdi con i Tolkien. No, ma devo immediatamente cercarlo anche su YouTube per vedere se hanno davvero fatto sta cosa. No! No! Che sei diventato sto gioco? Ho bisogno di un crocefisso! Ringraziamo il prete della mia parrocchia, Francesco! E cerchiamo di annullare il potere di sto demone! Ma davvero l'hanno fatto? No, non mi voglio spoilerare niente! Ragazzi, non mi voglio spoilerare niente! Andiamo a provarlo! Allora, cerchiamo Tolkien Juan su Google Play! Tolkien Juan! Vai! Cioè, non si chiama più neanche Tolkien Juan, si chiama proprio Scary Juan! Ma fatemi il Juan! Conosce al nuovo Juan! Se ha aggregato... io mi sto aggregato addosso, va bene, in un nuovo mini gioco. Tu mi stai dicendo che... No, ci sono pure Mario Kart Scary Juan. Troppo epico, subito lo voglio giocare. Ci sono tanti altri nuovi mini giochi. Allora, è assolutamente da vedere. Però intanto leggiamo un po' di recensioni. È attraente, ma ci sono delle cose che vi devo dire. Come attraente? Che vuol dire attraente? Gatto talmente attraente che ci uscirei anche a cena a mangiare il tonno in scatola. Quando si addormenta è davvero inquietante, perché come fa a fluttuare in aria? No, scusate, con quale strana legge della fisica? Ma ditelo, Isaac Newton. Ringraziamo il nostro Michele Valenti per questa bellissima recensione che mi fa venire ancora più voglia di andarci a giocare. Sono pronto a giocare a Scary Juan. Vai! Da quanto tempo, Tolkien Giovanni, qual è la tua età? Come te vuoi sapere pure la mia età? Allora, io ho 22 anni, d'accordo? Ah, deve essere minore di 30, giustamente. Io ho 20 giorni, cioè, vediamo, 65 anni, d'accordo? Così mi viene un infarto. Gioca! Mi, che tracollo brutto che ho avuto. Ciao, Giovanni! Ma che fine ha fatto il vero Tolkien Juan? Ciao Giovanni, ma che fine ha fatto il vero Tolkien Juan? No, ma è troppo orribile! Ma cosa l'avete fatto diventare? Ma guardate poi le gambe! Sarà caduto dal balcone 50 volte! Ok, che i gatti hanno 9 vite! Ma ormai questo le ha superate le 8 o 9 vite! D'accordo, ma vediamo cosa c'è di nuovo! Dormirà ancora come il nostro vecchissimo e carissimo Tolkien Giovanni? Beh, intanto ti posso dire una cosa, Giovanno? Buon anno! Guardiamo, ok. Guardate, ci sono pure le pozioni che sono messe qua! Immaginate se noi dessimo delle pozioni a questo qua! Già che l'altro faceva paura e diventava tutto rosso, questo come diventa? Verde? Allora, per prima cosa, dai, lo laviamo, perché così fa meno paura! Ti piace la saponetta? Mi raccomando, non farla cadere a terra! Ora sono nei guai! No, vabbè, laviamolo! Oh!
bella doccia e dopo una bella doccia anche una bella dormita, vero Juan? Vai a letto, che ora? Vai a letto! Non mi guardare così, guardami fisso nei miei occhi. Sì, però uno dei due devi fissare, non lo so. Vediamo se dorme come il vero Talking Juan. Vai! Ok, Vecna si è preso in possesso pure di lui, ma non finisce qua. Sono curioso di scoprire tutti i segreti nuovi che hanno messo all'interno di questo gioco. Solo perché ho 65 anni non riprendo l'impaccio. Ma io con me ho i sereni della magia, il mio nuovo libro. Allora, la prossima cosa che devo fare è farlo mangiare un pochettino, ma non posso farlo mangiare se non ho sordi. Mi dai sordi? Vuoi guardare una pubblicità per avere 100 monete? Sì, sono un venduto, vai! Bella pubblicità di scarpe, mi piacciono i piedi. No, no, scusate. Oh, ora che ho 110 monetine, andiamogli a dare, non lo so, un po' di tonno. E anche una lucertola, sì ragazzi, la lucertola è molto nutriente. Tuna, tieni il tuna. Ma il tonno è miracoloso. Io mi sto chiedendo una cosa, ma il nostro Giovanni appena vado al dottore, che gli dice? Ok, l'abbiamo saziato. Perfetto, ora forse dovremmo fargli qualche domanda. Perfetto, in bagno perché mi piace. Che fine ha fatto il vero Giovanni? Che fine ha fatto il vero Giovanni? Parla in maniera molto tranquilla. Questo mi fa salire un dubbio, che lui in realtà non sia il nostro Talking Juan. È il momento di divertirsi e poi andiamo a dargli le pozioni verdi. Ok, giochiamo, ci sono nuovi minigiochi. Quanti nuovi minigiochi? Voglio provare Juan Sniper e poi Juan Kart. In sto video mi sto proprio incartando un sacco di volte nel parlare. Gioca! Juan Sniper, elimina più Juan possibile. Gioca! Oh no, aspetta, ho sbagliato. Allora, elimino un Juan. Dritto nel collo. Aspetta, nel collo? Ah, quindi posso anche... No, no, no! Questo è stato cattivo. Nell'occhio, nell'occhio, nell'occhio. Headshot. Ma perché non riesco nell'occhio? Dai che ne ho colpiti tre. Nell'orecchia. Bravo. No, questo non è riuscito. Ragazzi, sono assalito dai gatti. Io amo i gatti, però questi sono... Juan, altro colpo nell'occhio. Oh, che cos'è quello? Colpiscilo. Bomba. Usa tupito. Usa, usa. Evope. No, non baciarmi. No. Mi ha tirato una ciabatta in faccia. Altro che. Ancora il nostro divertimento non è alle stelle. Prima facciamo arrivare il divertimento alle stelle. Proviamo l'altro. Quindi Juan Kart. Sono pronto, questa sarà epica. Siamo pronti ragazzi? 3, 2, 1. Io sono troppo bravo a Juan Kart. Fidatevi di me ragazzi, devo arrivare primo. Sono 3 giri. Oh no, quella è una banana. Io ti tiro il panino. Aiuto! È una sfida incredibile! All'ultimo panino! E sono primo! Aia, no! Mi hanno impaninato! Mi impanino io! Quello di Donato! Con mollica o senza? Senza mollica, senza mollica! E basta con sti panini! Non posso perdere, non posso perdere! Prendilo! Ok? Devo superarlo ora! L'ho superato, sono primo, sono primo! Sì! Troppo forte! Interessante questi minigiochi, dai, fa meno paura! Ma ne siamo veramente sicuri? Credo che sia il momento di dargli queste pozioni magiche e vedere che succede. Juan, sei pronto per andare nell'oltretomba?
Non credo che sia pronto. Nel dubbio, i Serenni della Magia in tutte le librerie su amazonia.it. 1095 monete. È il momento della verità. Compriamo la pozione della morte. E anzi, gliene daremo più di una, ovvero due. Quindi, questa è la prima. Chissà poi cosa ne succederà con tre, ma per ora facciamo due. Mangiatela. Oh mamma mia, ok. Allora, vediamo cosa succede ora. Se Tolkien Juan versione rossa era ancora il peggiore, questo come sarà? Riapriamo. Mamma mia. Ma cos'è successo, Juan? Ma le braccia non mi sembrano normali. Attenzione, però non è diventato rosso. Cioè si è messo le mani davanti. Forse perché già lui è morto. Quindi dovremmo provare a fargli un'altra domanda e poi ne diamo un'altra di pozione verde. Juan. Oddio, ha due mani, ha 4-5 mani. Ha più di un braccio, ne ha tre. Ha un occhio solo. È il gatto più brutto che abbia mai visto. Proviamo a dargli... Oh, zitto. Proviamo a dargli un'altra pozione verde. Vediamo che succede. Altre 1096 monete per comprare un'altra pozione verde, The Green Potion. Per ora lui sta tipo dicendo: oh mio Dio, mamma mia, che cosa mi hai fatto? Ma adesso noi gliene diamo un'altra. Un'altra poison. Che succederà? Eccolo, ci siamo. La seconda pozione verde per Scary Joan. Attenzione. Quante ne avrà di mani ora? 6? Riapriamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! È diventato l'uomo ragno! L'uomo gatto! Ma solo questo fa? Ogni volta che gli diamo la pozione, 50.000 mani! Va bene. Ragazzi, vedete che questo video su Scary Joan lo posso anche ancora qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto. Mi raccomando, il mio libro I Serenni della Magia in tutte le librerie. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!